Ragazzi, ritiriamo la moto al parco chiuso, gara regionale campionato lombardo a Chieve e ci avviamo alla partenza. Ecco qua le altre moto pronte, orari messi, si va. Grazie. Mettiamo la tabella oraria. Qui ci ho. Uè, cosa ci fai con l'enduro te? Hai sbagliato sport. Ovviamente tutto regolare perché inizia il trasferimento della gara di regionale lombardo Chieve categoria Major in base all'età. Qua ragazzi inizia uno dei tratti più divertenti, guardate in pianura il motore da Chieve cosa trova ogni anno, un sottobosco pazzesco, guardate che razza di giro hanno fatto Gigi, Ventur, Pru, Battista, Alberto e tutti gli amici del Motoclub Chieve, motoclub più bello d'Italia. Scusate, sono di parte del mio motoclub da quando ero un ragazzino. Hanno ripulito tutto, anche dalla spazzatura che qualcuno porta in queste rive bellissime altrimenti, e le rendono percorribili anche agli amanti della mountain bike ad esempio. Terreno umido ma molto bello. Qua c'è un primo tappino, primo tappo al regionale enduro di Chieve. Passato indenne, attieme anche nel brutto, è un po' rigidina di sospensioni, però va alla grande. Qua ponte di legno, ancora asciutto per fortuna. Qua c'è Ago, grande Ago, ciao Ago, ciao. Guardate che gatto che la timona. Adesso si gira qua a destra, a sinistra, bello, che bello questo pezzo. E su, uno dei pezzi più belli del giro. E qua c'è il controllo timbro e già bevono questi qua, guardali che bevono già, guardali. Stai già bevendo? No, sono lui può, voi non potete? Ciao, noi ci andiamo dopo. Roby, saluta moto.it. ciao, tutto bene? Lampeggia rosso? Ciao ragazzi, grazie. Bello, l'enduro è bellissimo. Questo era il controllo timbro, vuol dire che sono passato dal percorso e sono tutto rego, raga, come si diceva. È un po' una frase da boomer questa. Adesso se posso vi faccio anche sentire un allunghino della TM. Che spinge come un 4,5 pompato, motore meraviglioso, quanti giri fa il TM. E adesso vi porto alla speciale numero 1.
ragazze! Ciao! Che fatica! Grazie, altrettanto! Abbiamo fatto la fonometrica e adesso si riparte. Moto perfetta! Adesso vi porto lungo il trasferimento i bellissimi sterrati della campagna cremasca. Bei prati, guardate che bel giro, che giornata bellissima. Ovviamente non abbiamo le mulattiere di montagna, siamo nella pianura lombarda, ma il percorso del Chieve è sempre molto molto bello, facile, adatto anche a chi inizia, e con prove speciali faticose, ragazzi, perché sono faticosissime, lunghe, curve veloci, tornanti secchi, molto bella, una gara sempre che non so perché, è una classica ormai la Chieve, il regionale di Chieve. E adesso, ragazzi, un altro pezzo divertente delle rive di Chieve, guardate che addirittura con la radice a metà, e c'era anche un bel tronchino lì. Che spettacolo, qua un tubo di plastica, infatti ha alzato il posteriore, bella! Classico boschetto dell'enturista. Qui non mi serve l'allungo del motore TM 300 quattro tempi, ma i suoi bei bassi. Metto anche una terza, guardate che sottobosco bellissimo, terreno sabbioso compatto, ma che meraviglia la gara quest'anno, tempo perfetto. Eccoci fuori, altra riva, va che bella fonda, ciao! Qua anche dei bei sassoni fastidiosissimi, tratto bello noioso qua con i sassi. Andiamo in seconda con un filo di gas. Questo è già un bel tratto più molesto, dove c'è il sasso bagnato, vedete qua è scivoloso anche il mattone bagnato di fondo, e riva a salire. Ciao! E si va, piccolo tratto d'asfalto. Vedete, tutto indicato con le frecce, come tutte le gare di enduro, ovviamente non è un rally dove si naviga, è tutto il percorso indicato dalle frecce. Nella zona industriale di Crema per l'assistenza, il CO 2 delle 11.37, ho mezz'ora di tempo scarsa per fare benzina, mangiare qualcosa, pipì, e poi si riparte. Qua vedete i banchetti allestiti, taniche, noi siamo qua. Ai pistoni del motoclub Chieve, giusto di là, no? Sì, sì, si sta. Sì? Aspetta. Piaciuta? Sì, bella, tosta, il trasferimento, niente di che. Quanti anni hai? 23. Com'è l'enduro? Bello, divertente. Com'è la gara? E chi l'ha vista? Vuoi essere onesto, è bella, ma bella cosa, non l'hai fatta. Poi vediamo nome, età, anni, categoria. Corrado Martini, 38 anni. Bravo, qua saliamo. Major Master, categoria Major Master. Com'è la gara? Bella, molto bella. Sono venuto qua per vederti. Ciao Mattia. Ciao. Tutto a posto? Grande! E lui come si chiama? Gabriel.
Ciao! Hai il casco più bello del papà. Ragazzi, se volete un meccanico top a crema, lui è bravissimo. Ciao Mattia. Come è andato? Pensavo meglio. Quanto hai fatto un altro volta? Quando uno non si ricorda che non vuol dirlo. Hai visto qua? Amici. Il motivo di oggi è stare davanti a me. Amici un cavolo. No, va così sempre nel duro. A me hanno detto, tu vestito da Peppa Pig devi stare addosso a tutti. Sei un po' Rosa Porcellino. È mia figlia. Ragazzi, il completo preferito dalle mie bambine, Peppa Pig. E finiamo il giro, andiamo a vedere anche gli amici di Endurology. Qua in motoclub erano veramente tanti, la Lombardia era rappresentata molto bene. E zona Endurology. Questa è la zona Endurology? Ciao, perfetto! Com'è andata? Sì, lei si mette la maglia, lei, per favore, poi torni. Com'è andata? Ci hai dato 15 secondi a me, a Gillo. A Gillo? A me, a Gillo, una quindicina ci hai dato. Ma dimmi la gara com'è stata. Poi... Tutti qua t'ho dato, mai dato, t'ho dato, è tutta una sfida. Bene, dai, garetta facile. Beh, facile chiede, certo, però i pettucciati erano belli, eh. Pettucciati... Belli bucati, sì. Sì, sopportabili. Bravo. Io mi sono trovato bene. Grande. Pensavo fosse più morbido. Pensavo fosse più morbido, col fatto che aveva piovuto. Io sono contento. No, sono contento. Grandi ragazzi di Endurology, e il vostro presidente, nonché Luca Viglio, dov'è? Dov'è? In montagna. Gillissimo, come è andata? Dai, c'è fresca. Bene, ho fatto il primo nel trasferimento. Tuo zio, bravo. Perché io mi sto allenando per il Motorelli e perciò devo andare con un razzo sulla strada normale. Vieni in Sardegna? Certo, ci vediamo lì. Per quello mio meno. Grande, ci vediamo lì. Ragazzi, io sono molto contento perché l'ETM le sognavo quando avevo 15 anni. Però facevo motocross, non correvo nell'enduro. E a 48 finalmente ho fatto la mia prima gara con la ATM. Adesso il risultato non lo so ancora, però è stata una gara bellissima, molto facile a Chieve perché siamo in pianura, però avete visto con questi bei sentieri nel sottobosco e due fettucciati creati da Gigi e dai suoi uomini meravigliosi. E adesso cerchiamo proprio Gigi Bianchetti. Ragazzi, Gigi Bianchetti non c'è, lo salutiamo, rimettiti presto perché ha fatto un piccolo intervento. Ciao, il nostro presidente. Ma è venuto anche a trovarci. Sì, sta benissimo, l'ho visto. Ciao Gigi, torna presto, però comunque siamo degnamente rappresentati a Motorola Chieve con Roby Curnis. Ciao Roberto. Ciao. Ti è piaciuta la gara? Bellissima, direi di sì. No. Lui è stato bravissimo, era al controllo timbro, giusto? Controllo timbro. E poi abbiamo qua Mafalda che era direttore di gara. Mafalda, esatto. Un commento su questa gara e dico da pilota. Una gara mi è piaciuta tantissimo. Benissimo. Però siamo dimmi te, molto contenti. Che hai diretto tutto l'ambalatore. Ma una gara abbastanza scorrevole, mi sembra, senza grosse difficoltà, con due belle speciali. Due prove speciali belle, come le facciamo, come il Motoclub Chieve sa farle di solito, un controllo orario senza assistenza e poi qui al paddock il controllo con l'assistenza. Mi sembra che è andato tutto bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, per cui bellissimo. Stiamo solo aspettando le premiazioni. Giornata super, guardate quante esatto. Coppe per le premiazioni. Adesso vado a rimettere a posto l'ATM e commentate qua sotto questa gara di enduro. Io ringrazio ancora il Motoclub Chieve, i 240 partecipanti. Esatto. Tutti appassionati, sì, corretti, sportivi. Corretti. E poi anche la Federazione Motociclistica, perché ci fa divertire, ha un tanto personale che dedica il suo tempo a noi motociclisti per farci vivere questa passione. Quindi grazie Federazione. Prego, grazie a voi. Grazie. Ciao Roberto, ciao Motoclub Chieve. Ciao.